Quinto canto dell'inferno. Dunque, per arrivare a questo quinto canto dell'inferno, noi sappiamo che Dante si perde in una selva oscura, che rappresenta appunto il peccato. Siamo notte, è l'alba, vede il sole che sta nascendo dietro una montagna, che noi sapremo la montagna del Purgatorio, ci va incontro e trova tre animali. La lonza rappresenta la lussuria, il leone che rappresenta la superbia e la lupa che rappresenta l'avarizia. I primi due riesce a passarli, successivamente la lupa non lo fa passare. Dice, io stavo per ritornare più volte volto. Finché vede un'anima lontana, gli chiede se era un uomo con il corpo fisico o un'ombra, si viene a sapere che è il maestro Virgilio e successivamente Virgilio dice, guarda, se te ti vuoi salvare devi fare il viaggio con me, bisogna andare all'inferno e bisogna andare in purgatorio. Poi, se tutto va come deve andare, ci sarà qualcun altro che ti accompagna in paradiso, perché io non posso venire. Dante, che scopre che è il suo maestro che vuole fare questo viaggio con lui, Dante ha a memoria l'Eneide, praticamente dice, va bene, vengo con te. Quindi, primo canto dell'inferno. Poi noi sappiamo che, dopo il primo, che è la prefazione, la Divina Commedia, che è un'opera tutta numerologica, è 33 dell'inferno, 33 purgatorio e 33 paradiso. Cosa succede? Che praticamente nel secondo canto dell'inferno a lui gli vengono dei dubbi. Dice, aspetta maestro mio, ma io sono Dante da Firenze, questo viaggio l'ha fatto Enea, che lei è praticamente un eroe epico, poi l'ha fatto San Paolo, chi sono io per venire? Giustamente ha dei dubbi, ma è anche una paura per pusillanimità, per avere un'anima piccola. E allora Virgilio gli dice, guarda, io sono venuto a salvare te perché io ero nel limbo insieme a tutti i grandi poeti, con Omero, con Ovidio, è arrivata una donna bellissima, diceva, luceva gli occhi suoi più che la stella, e cominciommi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. Una bellissima donna si presenta e con un leggero accento fiorentino gli dice, guarda, devi andare a salvare questo mio amico perché sta poco bene, non ce la fa, e Virgilio dice, guarda, è come se fossi andato, io sono andato. E poi lei si presenta, ce lo dice, io sono Beatrice che ti faccio andare, vegno dal loco per tornar disio, amor mi mosse che mi fa parlare. Quindi Virgilio va da Dante e gli dice, guarda, a me mi ha mandato Beatrice. E Virgilio, prima di andare via, dice, guarda Beatrice, io ho già fatto ogni cosa, ma perché devo andare? C'è qualcun altro che vuole sto viaggio? E viene a sapere che questo viaggio lo vuole per parte della Madonna e di Santa Lucia, la protettrice degli occhi, perché Dante ha avuto un problema agli occhi. Al che Dante dice, Madonna, tre donne vogliono questo viaggio, lo faccio. Nel terzo canto passiamo la porta dell'inferno, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si è fatta la perduta gente. Benissimo, ci sono gli ignavi, c'è Caronte, Dante sviene, si risveglia nel limbo, ci sono tutti gli spiriti magni. Una volta passato il limbo, arriviamo al quinto canto dell'inferno che facciamo stasera. Ora, avete notato che curiosamente in tutti i quinti canti della Divina Commedia c'è sempre una figura femminile? Nel quinto dell'inferno, vedremo ora, c'è Paolo e Francesca, il primo personaggio della commedia che parla una donna all'inferno, Francesca da Rimini, che poi vedremo che è di Ravenna. Nel quinto del Purgatorio chi c'è? Pia de Tolomei. E nel quinto del Paradiso ci sono altre donne insieme a Beatrice che parlano con Dante. Questo significa che il numero 5 è il numero della legge, il numero della legge dell'amore, e in questo caso vedremo cosa ci dice Dante, l'amore che va trasceso e verticalizzato. E ora lo vedremo, perché amore è legge, però amore cosciente, amore dato nella forma corretta. Quindi incominciamo questo quinto canto dell'inferno. Inizia così. Così discesi del cerchio primaio, giù nel secondo, che men loco cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Dante, alla maniera sua, ci sta dicendo che dal primo cerchio, il limbo, scende nel secondo, vedremo di chi è, e essendo andando più in basso, men loco cinghia, perché? Perché più noi andiamo in basso nell'inferno, più il cono si assottiglia. Noi sappiamo che l'inferno si è formato perché durante la battaglia tra gli angeli buoni e gli angeli cattivi, praticamente c'è stato un colpo forte che è stato dato a Lucifero, è caduto, la parte di terra che non voleva toccare il mare puro si è ritratta, lui si è conficcato nel centro della terra e è diventato l'attrazione di tutti i pesi, la forza di gravità. Poi Galileo ci spiegherà com'è, però Dante la vede così. Quindi praticamente stiamo scendendo. E chi trova Dante subito? Stavvi minos orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cavvinghia. All'entrata di questo cerchio c'è Minosse, giudice infernale. Chi era Minosse? Minosse era praticamente il re di Creta, che era figlio di Giove e di Pasifae. Giove faceva le leggi perfette, infatti dice giudice infernale. Pasifae, sappiamo che è colei che praticamente fece costruire la Giovenca a Dedalo, perché sta innamorata di un toro, il famoso toro bianco di Creta, perché dietro a tutte le cose che scrive Dante c'è sempre un mito. Praticamente Nettuno, per ringraziare che
praticamente Minosse stava governando bene, gli donò, venendo dal mare, dei tori di colore bianco, bellissimi. Dice, sacrificali, in nome mio. Minosse ha detto, Madonna, che tori belli, sono bellissimi. Invece che sacrificarli dei tori bianchi che gli mandò Minosse, sacrificò qualcuno più bruttoccio di un altro colore. Fatto sta che il dio Nettuno se ne rende conto. E allora cosa fece? Fece in modo che la moglie si innamorasse di uno dei tori che gli aveva regalato. Lei, la Pasifae, fa costruire una specie di toro al femminile, no? Una giuvenca, si mette dentro e il toro la carica. E da lì nasce chi? Il Minotauro. E infatti questa cosa Minosse rimanda all'isola di Creta. Quindi vediamo che tutti i personaggi della commedia hanno un motivo e si trovano lì per un determinato momento. E poi cosa dice? Che Minosse ascolta l'anima che si trova all'inferno, capisce che cosa ha commesso e per la legge del contrappasso, con una grandissima coda, la gira tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Ora ce lo dice il poeta. Sentite, dice, dico che quando l'anima malnata li sta dinanzi, tutta si confessa. E quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da esta. Cignesi con la coda tante volte quantunque gradi vuol che giù sia messa. Sempre dinanzi a lune stanno molte. Vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. Vedete la capacità che ha Dante, utilizzando l'endecasillabo e la terzina, la perfezione di come ti descrive un personaggio? Tecnicamente lui ha fatto quello che fa Michelangelo quando scolpisce il marmo. Michelangelo aveva una precisione clamorosa, lui vedeva dentro il marmo già all'opera e toglieva con colpi secchi la parte di materia che non era necessaria. Dante fa così con le parole. E qui ci descrive cosa fa Minosse in 15 versi, che a volte una prosa, scritta anche con cura, non ce la fa in una pagina. La grandezza della poesia è questa, sintetizzare, utilizzando i simboli in numero e con rima, per rendere immortale ciò che Dante ha scritto qui nella commedia. E cosa succede? Minosse vede che Dante ha il corpo fisico, considerando che Dante ha avuto una grandissima grazia, sta facendo il viaggio nell'aldilà con il corpo fisico e lo sta raccontando a noi. Poi, diciamoci, la grandezza di Dante non sta nel fatto se ha fatto il viaggio o no, perché se io vi domandassi ora, secondo voi l'ha fatto? Qualcuno dice di no, qualcuno dice di sì, qualcuno dice non lo so. La cosa certa qual è? È che l'ha scritto bene. L'ha scritto talmente bene che è degno di essere letto, quindi una leggenda, una lettura, un qualcosa che rimane. Minosse si rende conto che Dante è il corpo fisico e lo appella così. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosse a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto offizio. Guarda come entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. Minosse dice a Dante, o tu che vieni in questo ospizio di dannati, stai attento che a entrare la porta è grande e spalancata, perché Dio, quando morì, scese nel limbo e ha aperto la porta dell'inferno, per questo è spalancata. Dice, all'inferno è facile entrarci, la cosa difficile è uscirne vivi. E poi gli dice, non ti fidare tanto di quello là, del tuo maestro, di Virgilio, che è la ragione illuminata, che è stata scelta da Beatrice, che a sua volta è stata scelta da Lucia e dalla Madonna, come noi sappiamo. E sentite come gli risponde Virgilio. E il duca mio a lui, perché pur gride, non impedirlo suo fatale andare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, più non dimandare. Quando uno declama, ripete questo verso in cui Virgilio risponde a Minosse, c'è da fermarsi un attimo e fare in modo di far calare le parole dentro di te. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole in paradiso, lo vuole Dio, e più non dimandare. Bono, mettiti zitto, è lapidario. Cioè, considerate che lui descrive gironi, luoghi dell'inferno con dei canti, che la commedia chiaramente è grande così, ma sono di più, vi posso assicurare che l'ho letta anche una ventina di volte, sono più i commenti per cercare di capire alle generazioni successive che cosa Dante volesse dire, dove volesse arrivare. Perché se noi dopo acquisiamo, dopo varie letture, veramente il concetto di cosa volesse fare Dante, è impressionante dopo la semplicità. È una complessità necessaria dove c'è da durare quella sana fatica per arrivare a un obiettivo giusto. Come qualsiasi cosa nella vita, quando noi la conquistiamo, la dominiamo nel senso buono del termine, quando il potere serve aiutare il prossimo, aiutare la persona, aiutare la comunità, è lì il dominio dell'abilità a cui noi dobbiamo arrivare. Lui l'ha fatto con la poesia e l'ha messa a disposizione di tutti.
Quindi Virgilio zittisce Minosse e ora Dante descrive ciò che vede. Ora incomincia le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogne luce muto che mugghia come fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. La bufera infernal che mai non resta mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Quindi, in questa descrizione, lui sta dicendo che è arrivato dove c'è il silenzio della luce, dove sente piangere tante persone, sente che c'è una bufera infernale che sbatte le anime di questo cerchio da tutte le parti, senza un ordine preciso. E infatti, proseguendo, ci dice che anime sono. Dice, quando, allora, considerate che Dante è arrivato nel secondo cerchio dei lussuriosi, lo vedremo. È arrivato a un certo punto dove c'è una specie di montagnola e sotto c'è una ruina. Anche oggi in toscano si utilizza ruina, sta per rovina, vuol dire qualcosa che è franato. Quindi lui vede queste anime che gli stanno volando sopra, portate da una grande bufera infernale. E infatti ce lo dice, quando giungon davanti alla ruina, quivi le strida, il compianto e il lamento, bestemmian quivi la virtù divina. E ora ci dice chi sono. Intesi che ha così fatto tormento, enno dannati peccator carnali che la ragion sommettono al talento. Quindi, sentite con che bellezza, questo enno sarebbe erano. Dice, riuscì a capire dal contrappasso che vivevano queste anime che praticamente questa bufera infernale era come una passione che non è stata controllata in vita e che ora per contrappasso li sbatte, li porta in maniera disordinata ovunque. E poi ce lo dice, enno dannati peccator carnali, quindi della carne, lussuriosi, che la ragion sommettono al talento, il talento e la passione. È l'esagerazione dell'utilizzo della capacità di attrazione che ci può essere tra uomo e donna. Perché nostro Signore lo dice, se diciamoci la verità, la lussuria, purtroppo, o se lo guardiamo, è tecnicamente per il raziocinio umano il vizio più giustificabile. La mi garba, oh, quell'uomo mi garba, che fo, è un vo, no, ne a vedere, c'è situazione e situazione, c'è il rispetto, c'è la formula corretta per poter fare in modo che anche un istinto sia in parte sublimato e che arrivi e che aiuti e che faccia crescere. Ora lo vedremo. E ora cosa succede? Che dopo aver compreso chi sono coloro che sono puliti il contrappasso, Dante vede che in questo disordine ci sono alcune anime che sono punite in una maniera e qualcuna in un'altra. E vedremo, andando avanti con questo canto, che ci sono tre similitudini aeree. Iniziamo con la prima. E come gli stornei ne portan l'ali, nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua, di là, di giù, di su, li mena. Nulla speranza li conforta mai, non che di posa, ma di minor pena. Quindi dice che le prime anime che sono, soffrono questa pena sono come gli stornelli, insieme di uccelli, noi sappiamo gli stormi che sono in inverno, vengono portati via da folate di vento. Se uno si immagina come Dante scrive, tecnicamente è anche onomatopeico. Sentite, è come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo, in inverno, a schiera larga e piena. Questo è un insieme di lussuriosi. Poi vede un'altra fila di lussuriosi che vanno in fila, come le gru, ce lo dice. E come i gru van cantando l'orlai, facendo in aere di sé lunga riga, così vidi io venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Perché io dissi, maestro, quindi cosa succede? Dante dice, Virgilio, maestro mio, mi spieghi perché ci sono delle anime che volano in maniera disordinata e c'è questa fila di anime che vanno come i gru in fila. E lo dice. Dice, maestro mio, chi sono quelle che l'aura nera si gastiga? E Virgilio, quando viene interpellato, risponde da maestro. La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelle a lotta, fu imperatrice di molte favelle, a vizio di lussuria fu sì rotta
che libido, fellicito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. Ella è Semiramis, di cui si legge, che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. Quindi, qui, con queste due terzine, Virgilio ci sta spiegando che la prima di questa fila di gru è Semiramide, la famosa regina d'Egitto, che era sposata con Nino, ce lo dice, che praticamente era talmente lussuriosa che fece delle leggi per fare in modo che chiunque avesse avuto voglia tecnicamente di fare l'amore per la via, per la strada, non era punito, perché diceva: oh, no, ho fatto la legge, c'è la legge. Vuol dire, perché? Perché si dice che lei avesse proprio questa voglia, andasse con i giovani, si disse che forse è andata anche con il figlio, tanto che qua, e però era anche bella, cioè era bellissima. Si dice che alle volte, per placare tutto il popolo in rivolta, lei si scopriva un seno, usciva alla terrazza e tutti così. E dice si placava le cose, però vedete che il non equilibrio, vedete che il non equilibrio interiore per quanto riguarda un istinto che deve essere modulato, incanalato correttamente, si viene portato all'eccesso, addirittura che te sei un governante e fai una legge per coprire questo tuo vizio e permettere poi a tutti gli altri di fare uguale. Che esempio è? L'altra è colei che s'ancisa amorosa e ruppe fede al cenere di Sicheo. Quindi Dante fa dire al maestro Virgilio della propria eroina, dell'Eneide, questo è Didone, però non la cita direttamente, per rispetto e pudore al maestro. Sicheo era il suo marito, che lei aveva giurato nelle sue ceneri che non avrebbe trovato nessun altro uomo. Lei, dalla Fenicia, se ne andò e fondò Cartagine, Didone. E noi sappiamo che cosa successe, che praticamente Enea, quando esce da Troia, fa il giro di tutto il Mediterraneo e arriva a Cartagine. E lì gli racconta cosa è successo a Troia, e lei, perché praticamente Cupido la fa innamorare di lui, gli dice: a me tu mi garbi, rimani qui con me. Ma lui aveva il destino di arrivare a Roma, e quindi di conseguenza la lascia, e lei dopo si uccise. Quindi sentite che esempi ci sta dando. Poi è Cleopatra lussuriosa. Chi non conosce Cleopatra, la regina d'Egitto, che per una dinamica appunto anche di lussuria si uccise con un serpente, lei che è stata l'amante sia di Cesare che di Pompeo. Quindi in questo punto qui parla di questi tre esempi femminili che non hanno avuto nel loro racconto un equilibrio. E poi passa anche altri personaggi maschili, vedi Paris, Tristano e più di mille ombre, mostrommi e nominommi a dito, camor di nostra vita di partille. Quindi Virgilio, da buon maestro, gli racconta di queste donne, di questi uomini, ta, 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 e Dante ci rimane. Ci rimane, ah scusate, ero andato a Paris Tristano, ho lasciato una terzina che è importante. Elena vedi, per cui tanto reo tempo si volse, vedi il grande Achille che con amore al fine combatteo. Elena di Troia, anche quello è un esempio importante, perché lei era sposata con Menelao, uno dei due fratelli a capo di Sparta. Praticamente Paride, che scelse tra le tre donne quella più bella del mondo, gli diede la mela d'oro, e lei, prima però lei disse: se tu mi dai la mela d'oro, era Venere, io ti farò, chiedimi qualsiasi cosa. E dice: voglio sposare la donna più bella del mondo, che era Elena, era già sposata con Menelao. Quindi cosa succede? Lui va ospite a Sparta e di notte scappano lui e Elena, perché Cupido ha fatto innamorare Elena, e vanno a Troia. Cioè tutti ti dicono che questa è stata la scintilla per cui è stata la battaglia di Troia. È anche vero che in Grecia, quando uno ti ospitava, l'ospitalità era sacra, e quindi era come: ti ospito, vieni qui e tu mi scappi con la moglie. Diciamo che proprio Paride non è stato proprio come sarebbe oggi un gentleman, no? Poi quello che abbiamo visto prima, vedi Paris, Tristano e più di mille ombre, mostrommi e nominommi a dito, camor di nostra vita di partille. Poscia, ch'io ebbi il mio dottor udito nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi giunse, fui quasi smarrito. Quindi Dante, che dobbiamo ricordarci che tra le tre fiere ha trovato la prima era la Lonza, e il Boccaccio ci racconta che era stato un grande lussurioso, quando vede queste anime anche di eroine antiche che sono all'inferno, già è lì che non riesce a capire. Infatti ci dice: dopo che ho compreso che il mio dottore ha parlato delle donne antiche cavalieri, pietà mi giunse, perché dice: ma se già ci sono questi qui di là, a quegli altri chi glielo racconta? Chi ci torna di là a dirgli cosa ho trovato all'inferno? Considerate che per scrivere un'opera così, oltre alla bravura, al talento poetico e alla grazia, ci vuole un gran coraggio. Dante è stato cercato per essere bruciato, sono stati bruciati il Demonarca e altre sue opere.
E quindi, dopo un attimo di smarrimento, si rivolge a Virgilio dicendo: «I cominciai, poeta, volontieri parlerei a quei due che insieme vanno e paionsi al vento esser leggeri». Quindi praticamente a un determinato momento Dante vede che due anime stanno volando insieme e dopo aver sentito tutte le altre dice: «Guarda Virgilio, mi piacerebbe tanto parlare con quei due». «Ed elli a me: vedrai quando saranno più presso a noi per quell'amor che mena ed ei verranno». Quindi Virgilio dice: «Guarda, proprio perché sono uniti per una dinamica di amore, alla stessa maniera te con dolcezza domandagli se vengono e vedrai che verranno a raccontarti quello che cui tu gli chiedi». Sentite: «Sittosto come il vento a noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlar s'altri non niega». Quindi praticamente Dante sta dicendo: voi due che state volando insieme, se nessun altro non vuole che voi venite da me, Dio, che praticamente è tutto il meccanismo dell'inferno che sta andando avanti, c'è sempre la Trinità presente, per favore venite a raccontarmi che cosa è successo. Terza similitudine aerea, dice: «Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ove dido, a noi venendo per l'aere manigno, sì forte fu l'affettuoso grido». Quindi come due colombe che scendono gentilmente e arrivano davanti a Dante, come se planassero davanti al nido e poi rimangono sospesi in aria grazie al vento. Siamo rimasti praticamente che Dante chiede a Virgilio il permesso di poter chiamare a sé queste due anime che vede volare insieme come colombe. Abbiamo visto come glielo dice: «Quali colombe dal desio chiamate, con l'ali alzate ferme al dolce nido, vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ov'è dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido». Dante glielo domanda e ora inizia un monologo della prima anima che parla con Dante, personaggio dell'inferno, e noi scopriremo più avanti che è una donna. Considerate che noi 700 anni dopo sappiamo il canto di Paolo e Francesca, chi sono, eccetera, eccetera, però lui qui, quando la gente contemporanea lo leggeva, dice: «Madonna, questo resta all'inferno per davvero». Cioè, nel Medioevo, quando qualcosa era scritto, praticamente si pensava che era vero perché c'era un autore, c'era l'autorevolezza dell'autore. Quindi l'idea era: se questo l'ha scritto, ha scritto così bene, secondo me non c'è stato, ma forse c'è stato. Però si faceva sempre riferimento all'autore. E quindi in questo monologo vediamo come quest'anima femminile si rivolge a Dante: «O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso». Quindi quest'anima non si presenta ancora e gli dice: «Un animale grazioso e gentile che stai visitando». Animale vuol dire anima ancora dentro al corpo, che lei ha visto che lui c'è il corpo fisico, no? Che vai girando per l'inferno e che domandi a noi che abbiamo tinto il mondo di rosso. Noi bisogna sapere, come giustamente ha accennato Filippo, la storia di queste due anime. Paolo e Francesca sono insieme all'inferno perché sono stati uccisi nel momento in cui erano insieme, sono morti insieme, non si sono potuti pentire e automaticamente sono andati giù. Ma la storia, che è anche un po' romanzata, racconta che praticamente famiglie importanti, Malatesta da Rimini e c'era Francesca da Polenta da Ravenna, hanno detto: facciamo sposare i nostri primigeniti, come succedeva nel Medioevo, e uniamo le due famiglie. Cosa è successo? Si racconta che Paolo andò con il matrimonio per procura a Ravenna da Francesca e lei, pensando, dice: «Madonna, come le bello stomo, devo firmare il contratto», pensando, si romanza, che si dovesse sposare con lui, prende e firma. Quando si ritrova nel letto Gianciotto, Gianciotto è il diminutivo di zoppo, era uno che andava così, cioè, giustamente dice: «Quell'altro viene a dirmi, mi porta in matrimonio e poi mi sposo con quell'altro». E quindi cosa succede? Che dopo noi vedremo come si sviluppa la storia dei due amanti, che alla fine erano cognati. Continua: «Di quel che udire
e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa ci tace. Quindi Francesca sta dicendo: qualsiasi cosa tu mi chiederai io ti risponderò, se è la volontà anche dall'alto di Dio, il terzo che è sempre dietro la Trinità, come la terzina, che è quello che ha sviluppato il meccanismo del vento, che è appunto il contrappasso che c'è in questo girone. Quindi dice: se Dio vuole e ferma tutto questo qui, io ti dirò e ti risponderò a tutto quello che vuoi. E poi ci racconta dove lei ha avuto le sue origini e ce lo dice. Sentite: siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende per aver pace coi seguaci suoi. Sta dicendo che lei è di Ravenna, perché vicino a Ravenna c'è il po' che fa il delta, perché sapete che il mare Adriatico è chiuso, quindi non essendoci il mare aperto che ha i vortici, chiaramente i detriti vengono portati e l'uscita del fiume Po è a più, si dice, a più zone. E quindi sta dicendo: io sono di Ravenna. E poi ci sono praticamente le, possibilmente le tre terzine più famose di tutta la commedia, che iniziano tutte e tre con la parola amore. Però noi, dato che effettivamente la dinamica con Francesca è differente dalla lussuria vissuta in maniera esagerata, cerchiamo di entrare nella psicologia di queste due persone e di Dante che racconta. Sentite, dice: amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancor m'offende. Quindi Dante qui riporta uno dei versi che lui si mandava con tutti i poeti del dolce stil novo e soprattutto con l'amico Cavalcanti e altri. E praticamente sta dicendo: quando c'è un cuore gentile, c'è un cuore che è predisposto all'amore, dice, come una fiamma lo prende, lo infiamma. E dice appunto: prese costui, e indica Paolo, della bella persona. Quindi sta dicendo che si innamorò all'inizio proprio della bellezza di lei, del suo corpo. E infatti ce lo dice, perché il verso dopo dice: della bella persona che mi fu tolta, il modo ancor m'offende. Praticamente si racconta che Paolo e Francesca si ritrovassero nella camera di lei, nel castello di Gradara, a leggere differenti libri. Un giorno, lo vedremo più avanti quando ci racconterà, svilupparono la lettura di un libro particolare che i personaggi che non potevano avere relazione tra di loro arrivano a fare qualcosa. Vedremo come succederà, però quando dice la bella persona mi fu tolta, perché poi quando furono scoperti, si dice che Gianciotto, per uccidere il fratello, fece per dargli una stoccata, lei si mise in mezzo e con la stessa stoccata morirono entrambi. Per questo prima ha detto: noi che tignemmo il mondo di sanguigno, perché se vi capita di andare a Gradara, castello bellissimo, c'è la stanza dove si dice c'era la botola che lui stava per scappare, lei si mette in mezzo e il fratello li uccide e entrambi hanno macchiato tutto il suolo di sangue. Ecco, poi viene alla terzina forse più famosa, che a volte uno la dice così, ma bisogna entrarci dentro. Dice: amor, cannullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Attenzione che qui, nel quinto canto, il canto della legge, il canto dell'amore, che ora vedremo, c'è una verità trascendentale in un verso. Qui Francesca, per giustificare purtroppo come andava la situazione, dice: amor, che nullo amato amar perdona. È come dire: lui mi ha fatto capire che c'aveva dell'amore per me, e io cosa devo fare? Non dovevo che riassecondarlo? Però è proprio per quel motivo che si trovano all'inferno, e per questo poi Dante sviene. Perché? Perché lì, tecnicamente, diciamo che è anche una reazione. Lei sapeva che, cioè lui sapeva che stava con suo fratello, c'era una dinamica dietro, però come fai anche lì a fermarti? La dinamica è: com'è possibile che io non dovessi riamare colui che mi ha amato? Però è anche vero che l'amore è libero. Cioè, se noi fossimo così, tutte le volte che un uomo gli garba una donna, ti amo, e la donna ci dovrebbe stare? No. Occorre rendersi conto che bisogna trascendere, bisogna comprendere quando c'è il vero amore. Il vero amore è quello che accetta anche il no. È quello il vero amore. No, e non mi piaci, non ti amo. E invece qui lei ti dice: non potevo non ridargli l'amore che lui mi chiedeva. Sì, è sottilissimo. Mi prese del costui piacer. Sentite, dice piacere. Lo dice.
Tutte le volte quando io sento altre declamazioni non viene sottolineato, invece se no non si trovavano all'inferno, come poteva? E Dante, che in questo periodo era ancora intriso di quello che era la poesia del dolce stinnovo, come certo che sviene, perché lui credeva uguale, dice, quando c'è una donna e c'è amore deve essere corrisposto, invece no. La legge è la legge dell'amore cosciente che trascende, che viene puntata al verticale. Se a me o a qualcuno di noi o noi in piena libertà facciamo un gesto d'amore con chiunque, non dobbiamo aspettarci che necessariamente venga in quel momento redistribuito, sennò è amore mercenario. Faccio questo perché te mi fai quello, faccio quello perché mi fai quello. No. L'amore cosciente che dovremmo cercare ognuno di sviluppare è quell'amore che aiuta una persona perché la voglio aiutare, punto. Non mi aspetto niente perché poi, proprio perché è una legge di tipo superiore, quell'amore lì tornerà in un altro momento, in un altro punto dell'universo, arriverà a noi, che magari non ce ne rendiamo nemmeno conto. Però non sviluppiamo una reciprocità negativa nei confronti dell'altro. Lei ci sta dicendo, mi dava amore, che fa, glielo rendo? Fatto di una donna. Ti dico coraggio che c'ha quest'uomo anche che ha messo in bocca una donna una cosa del genere. Quindi questo verso, per rimanere immortale, va trasceso in senso di dire amore sì, però amore cosciente. E infatti è impossibile se no comprendere il verso successivo, perché ce lo dice, amor condusse noi ad una morte. Come fa l'amore a portare alla morte? L'amore è il contrario della morte. La parola morte viene dal sanscrito martrichio, e se te poni una A davanti verrebbe a morte, togli la T viene amore. Quindi l'amore è il contrario della morte, quindi com'è possibile che amore condusse non alla morte? Capite che bisogna andare a fondo in quello che dice Dante, occorre aprire, andare a fondo, comprenderlo, farlo entrare dentro di noi. Per questo l'ha messo nel quinto canto, per questo fa parlare una donna, per questo lui sviene dopo. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense. La Caina, l'abbiamo visto l'altro giorno col freddo che l'era in piazza, è il punto più basso dell'inferno, nella ghiacciaia di Cocito, e lì ci sono i traditori dei parenti o coloro che hanno ucciso i parenti. Quindi quando dice amor condusse noi ad una morte, Caina attende che a vita ci spente, vuol dire che Gianciotto, nel momento in cui morirà, andrà all'inferno profondo. E quindi non è possibile pensare, e quindi bisogna stare molto attenti nella entrare in questo canto, che è sottilissimo, è per quello che è bellissimo, per quello è tensione. Amor condusse a una morte vuol dire che la passione d'amore, tecnicamente, però con la A minuscola. Sentite poi come va avanti, dice queste parole, dall'or ci fuor porte. Ah no, scusate. Sì, queste parole, dall'or ci fuor porte. Quindi parla lei, lui dice ci furon porte perché c'era l'altro, che in tutto il tempo che lei parla è lì che piange. Queste parole, dall'or ci fuor porte. Dante, quando io intesi quell'animo offense, chinai il viso e tanto il tenni basso, finché il poeta mi disse che pense. Dante abbassa la testa e in tutta la commedia c'è solo in tre punti, uno all'inferno, uno al purgatorio, scusate, due punti, uno all'inferno e purgatorio, in cui Virgilio non sa cosa pensa Dante. E tutte e due le volte è quando è legato a una dinamica o di lussuria o a una dinamica di amore non compreso. Dice, finché il poeta mi disse che pense. Virgilio sa sempre quello che pensa Dante, sempre lo sa, a volte l'anticipa, a volte lo fa, gli dice dimmi quello che vuoi che io ti dica, che pensi? E Dante non lo interpella, si rivolge all'anima, quando risposi cominciai, io lasso, quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parla io, Francesca, cioè il nome in tutta questa dinamica non lo dice lei per presentarsi, lo dice lui perché era talmente conosciuta la loro storia che la sapevano tutti, come quella dell'ugolino che si è fatto l'altro giorno. Sono quei cult che già la gente del posto sapeva e fantasticava su come poteva essere successo. Dante nel quinto racconta Paolo e Francesca, nel 33° racconta Ugolino e tanti altri, ma questi due, e dice Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi disiri? Dante, quando scrive la commedia, sarà un quarantenne, fa una domanda da bambino a Francesca e dice, ma mi spieghi per favore come è successo che vi siete resi conto che c'erano questi desideri dubbiosi, c'era qualcosa tra di voi? Cioè, è una domanda da bambino, ma perché? Perché per comprendere l'amore occorre fare domande, tornare nel cuore bambini, tutti noi, capacità di discernere da adulti,
ma volontà nel cuore di essere puri, innocenti. È un lavoro interiore. Dante lo fa facendo questo viaggio e lasciandolo a noi. Francesca, e quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sal tuo dottore. Francesca dice, tu mi chiedi ora, nel mondo della morte, dove io sono piena di dolore, di ricordarmi del tempo felice, una cosa che mi strugge il cuore, e questo lo sa il tuo dottore, perché lei lì sta citando un passo dell'Eneide. Come Virgilio ha raccontato di Didone, quando ascoltava Enea, di quando stava bene prima di aver perduto Troia, e dopo successivamente si sviluppano le dinamiche loro, dice alla stessa maniera qui noi, il ricordare questa cosa mi fa stare malissimo. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor, tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice, ti parlerò mentre sto piangendo, mentre mi vedrai lacrimare. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancellotto, come amor lo strinse. Quindi stavano leggendo un libro insieme, quello di Lancellotto del Lago e Ginevra la Bella, moglie di Re Artù. Come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Considerate che loro non avevano né sospetto magari che tra di loro ci fosse qualcosa, né il sospetto magari di essere visti, spiati da qualcun altro. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Cioè loro mentre leggono si guardano negli occhi, diventano bianchi e poi rossi, cioè si emozionano, ti dicono Madonna, che succede qui? E vedevano che la stessa emozione si stava sviluppando anche con loro. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso, desiderato sorriso, esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Cioè immaginatevi la situazione, sono lì che leggono, si guardano, leggono di lui che non poteva baciare lei, cioè Lancellotto del Lago che non poteva baciare Ginevra la Bella, e lui non sa se baciarla o no, e nel libro Ginevra la Bella prende Lancellotto, lo avvicina e lo bacia lei. E allora lì Paolo prende coraggio, si avvicina e la bocca mi baciò. Vedete, c'è la S. Perché? Perché erano romagnoli. Signori, Dante è talmente potente che riesce a fare in modo di fare le cadenze anche di dialetti. Ha scritto De vulgare eloquenza. Quindi qui sono romagnoli, c'è la S, e con Tugolino andrebbe detto alla maniera pisana. Cioè, rendetevi conto, infatti Ugolino glielo dice, ma fiorentino mi sembri, io ti parlo da pisano. E qui mi baciò, è romagnolo. L'ha detto una donna, mi baciò tutto tremante, cioè vedete come anche entra la bocca, mi baciò tutto tremante. E poi lo dice, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Perché dice questo? Perché è una maniera per dire, io ho seguito quello che stavo leggendo, l'autore in questo caso mi ha portato a una conclusione differente da quella che io mi aspettavo. Galeotto è anche il nome di chi scrisse questo libro, che era appunto un siniscalco, si chiama Galeaut, che fu quello che fece in modo che Ginevra la Bella baciasse il Lancellotto. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Ecco, un verso così, come quello dell'Ugolino, poscia più che il dolor poter digiuno, sono quei versi che praticamente ti lasciano interdetto, ti lasciano l'interpretazione libera a te. Quel giorno più non mi leggemmo avanti. Magari capirono che tra di loro c'era veramente qualcosa di forte e magari hanno iniziato a fare l'amore. O, nello stesso momento che si sono baciati, non hanno fatto in tempo neanche a unirsi, o se anche l'hanno fatto, sono stati presi e uccisi nel momento insieme, nella maniera che abbiamo visto. La grandezza di Dante è che ti lascia sempre così, con la suspense, dicendo, leggi lettore, sei te che devi dirmi se questa cosa è vera o meno e cosa può comportare di positivo nella tua vita. Questa è la grandezza di Dante. Mentre che l'uno spirito questo disse, cioè mentre Francesca raccontava tutto questo, l'altro piangea. Quindi Paolo piangeva tutto il tempo, come nell'immagine che avete di Gustave Doré, proprio nella vostra paginetta, che è un ricordo, portatevelo a casa. Ecco, nella stessa maniera lei raccontava tutto e Paolo piangeva. E sentite cosa succede. Sì che di pietade
io venni men così com'io morisse. Cioè Dante, dopo aver ascoltato questa storia con il primo personaggio della commedia che parla a lui, che è una donna, ricordiamo, il primo personaggio che parla con Dante la commedia, il personaggio femminile, racconta praticamente quella che era la credenza del gruppo dei fedeli d'amore, in cui lui credeva tantissimo e che si è dovuto distaccare per poter seguire Virgilio, che per volontà divina è andato a salvarlo nella selva oscura, per volontà di altre tre donne che vengono dal cielo, le tre grazie. Il fatto che vi dicevo prima di fare questa serata in Santa Maria Assunta non è un caso, perché le tre grazie, la Vergine Maria, la grazia preveniente, colei che previene e ti aiuta, Lucia, la grazia illuminante che ti indica la luce nel cammino, e Beatrice, la grazia operante che fa in modo di illuminare la ragione cosciente che è Virgilio per salvare Dante, sono riassunte in questo verso, perché Dante sta dicendo: Madonna, io credevo in questa cosa qui, io credevo. Ha dovuto rivedersi, ha dovuto tecnicamente morire a se stesso, perché sviene. Sentite come ce lo dice: sì che di pietade io venni men così com'io morisse, ce lo dice. E sentite come è onomatopeico, sembra proprio che cada. E caddi come corpo morto, cade. Cioè, impressionante questo verso. Sentite che con di queste 6-7 parole, 4 iniziano con la parola CA, CO, e caddi come corpo morto, cade. Cioè, come se fosse una sentenza. E in quel momento lì, quando lui sviene, Virgilio gli si mette sopra, rincomincia tutto a rigirare, la bufera infernale, tutti continuano a vivere il loro contrappasso, e il poeta termina questo quinto canto dell'inferno lasciandoci in una maniera che ci lascia da riflettere. Ricordatevi, e spero lo farete, giovani, meno giovani, chiunque si riavvicina alla commedia, c'è sempre un qualcosa in più da andare oltre. Ogni volta che noi la leggiamo, in un giorno differente, in un momento della vita differente, in un anno differente, la commedia è un libro scritto con il fuoco. Ha più di 4 significati, lo sappiamo, quello letterale, la morale, l'allegoria e l'anagogico, come i 4 elementi della natura. La terra, quella che noi stiamo leggendo, è letterale, se non c'è la parola non si legge. La morale, l'insegnamento per la vita quotidiana, per la comunità. L'allegoria, cosa c'è dietro a un simbolo, come in questo caso dell'amore. E poi c'è l'anagogico, che è il sovrasenso, è quello che ti spinge ad andare più là, quello che ti fa andare, come possono essere i Vangeli, un po' più su. Considerate che è stato considerato la Divina Commedia come il quinto Vangelo, proprio da Papa Paolo VI nel 1921. Tutto questo per dirvi che possibilmente il freddo che c'è stato l'altro giorno era per fare in modo che questo quinto canto dell'inferno si facesse dentro la Pieve di Stia, in Santa Maria Assunta, perché si andava a parlare della donna, dell'amore e di una comprensione più profonda, appunto, dell'amore. Ricordiamoci sempre, amore è legge, però amore cosciente. Vi lascio a Filippo e dopo entreremo nel ritmo e la musicalità della poesia. Grazie.